Omine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ti ringraziamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo, Signore Gesù, per questo nuovo giorno che nella tua bontà ci concedi di vivere, per questo tempo santo che ci concedi di trascorrere la tua santa e divina presenza, dinanzi alla quale ci mettiamo per questa meditazione. Riconoscendoci umilmente peccatori e bisognosi della tua misericordia, implorando per questo il tuo perdono e invocando lo Spirito Santo perché ci faccia da maestro e guida nel nostro meditare. E os meus tot corde venite me omnium eorum peccatorum mea quid est orquia peccando non sonum pena sate iustia statuta spromenitus sum se praeserit in qui offendi te summum bonum. Actinium qui super omnia diligaris, ideo firmi ter propona, adiuvante, grazia tua. Decetur menon peccaturum, peccandique, occasione proxima fugiturum. Amen. Veni creator spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia che tu creasti pectora. Qui diceris paraclitus donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere digitus paterne dexere, tu rite promissum patris sermone dita scriptura. Accende lumen sensibus, infundi amore in cordibus, infirma nostri corporis virtute firma sperpeti. Hostem repellas longius, pacemque donas protinus, ductore sic te breu vitemus omne noxium. Per te sciamus, da Padre noscamus atque filium, te quodriusque spiritum credamus omni tempo. Deo Patris et Gloria, Filio via mortuis, surrexit ac paraquid in seculorum secula. Amen. Emitte Spiritum tuum creabuntur, et renovabis facem terra. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo e di Suor Maria Cecilia Bai. Libro secondo, capitolo terzo. Gesù al tempio del suo smarrimento, come si comportava Gesù nel suo interno fino al ritorno a Nazaret. Parte quarta. Verso Gerusalemme, ottenuto quanto bramavo dal padre mio e fatti gli atti soliti, unito con la diletta madre e Giuseppe, ci avviammo verso Gerusalemme per andare al tempio. Andavo stando in mezzo ad essi nel cammino perché ognuno di loro godesse della mia presenza e vicinanza. Come figlio da essi molto amato, non potevano soffrire nel vedermi da loro lontano. Facevo così anche perché quel posto mi spettava come figlio di Dio e loro erano responsabili tutti e due della mia persona. Era molto grande il giubilo del loro cuore nel vedermi in mezzo ad essi, ed io ci stavo con maestà ed insieme con molta giovialità ed amore, che volevo dimostrare a loro in questo viaggio più che negli altri, perché avrebbero dovuto poi soffrire così gran dolore per il mio smarrimento. Non provarono mai noia o stanchezza in quel cammino, perché avevano con loro colui che li consolava pienamente. Erano portati più dalle ali dell'amore che dai passi, godevo anch'io della loro consolazione. Il loro godimento era pieno perché non sapevano ciò che doveva seguire. Il mio godimento invece era misto a dolore per quello che poi dovevano sostenere. E poiché erano da me molto amati, molto ancora venivo afflitto dal loro travaglio. Andavamo però tutti e tre con grande allegrezza, ma io godevo molto di più perché andavo al tempio,
per un fine assai più nobile di quello per il quale vi andavano essi. Io vi andavo per manifestare le misericordie del Padre mio e far conoscere la mia venuta al mondo. Essi vi andavano soltanto per adempiere l'obbligo e per adorare in esso il Padre mio ed offrirsi a Lui. Questo loro fine era anche il mio, ma un altro fine ancora avevo, come ho detto, più nobile, e perciò mi dava motivo di maggiore allegrezza. In questo cammino poi offrivo al Padre mio la mia allegrezza ed i fini per i quali andavo al Tempio, per supplire a coloro che con fini tanto diversi si recano ai templi dedicati a Lui e dove io risiedo con tanta maestà. Vidi in quel cammino tutti i miei fratelli e conobbi il modo con cui si sarebbe comportato ognuno di essi nell'andare alla casa del Padre mio per adorarlo. Vidi tutti i difetti e le mancanze che nell'andare verrebbero commessi. Vidi i loro fini molto diversi da quelli che dovrebbero avere. Vidi la poca devozione e compostezza con la quale si comportano nella casa di Dio. E ne intesi grande confusione, tanto che non ardivo rivolgermi al Padre mio per domandargli perdono a nome di tutti. Molti, invece di andarvi accompagnati da me e portarmi in mezzo ai loro cuori, vi sarebbero andati accompagnati dai nemici infernali. E invece di andare ad offrirsi al Padre mio ed adorarlo, si sarebbero offerti al nemico ed avrebbero adorato e dato culto e soddisfazione ad esso. Con tanta confusione non tralasciai di rivolgere al Padre mio lo sguardo e con tutto l'affetto pregarlo nel perdonare tutti e ciascuno in particolare, secondo il loro bisogno. Offrii al Padre mio a nome di tutti quei fini così nobili che io avevo nell'andare al suo tempio, l'amore con cui vi andavo, la preparazione che avevo fatto prima di partire. Vedevo che il Padre mio sentiva molto gusto di queste mie offerte e delle mie opere perfette. Lo pregai di riceverle in supplemento di tutto quello in cui mancano i miei fratelli. L'accettava con grande amore l'amoroso Padre e si dimostrava in tutto e per tutto il Dio delle misericordie. Lo ringraziavo per la misericordia usata di aver mandato me al mondo. Potevo dargli una piena soddisfazione per le colpe di tutto il genere umano. Solo un merito infinito poteva bastare a soddisfare e placare per essere dilato Padre. Tanto grande è il numero delle colpe ed è tanta la loro deformità e malizia che spesso ero pieno di confusione e non ardivo presentarmi al Padre per impetrare il perdono. Offrivo il mio merito e le mie opere al Padre che gli davano soddisfazione fosse ora abbondante, essendo io, perché verbo, uguale a Dio. Fatte queste offerte, pregavo il Padre di dare a tutti i miei fratelli un vero sentimento di devozione e di amore. Quando essi vanno al suo tempio, ed una luce particolare, perché conoscano il modo col quale vi si devono recare, affinché andandovi con la debita disposizione e riverenza, gli siano graditi i loro passi ed anche siano premiati. Il Padre mio è tanto generoso con chi lo serve, che non solo premia i passi che fanno per la sua gloria, ma anche i respiri che la creatura fa mentre opera per la sua gloria. E se non perirà un solo capello di chi lo serve, molto meno andrà a vuoto e resterà senza ricompensa un respiro. Mi compiacque di questo il Padre e vidi in quell'istante tutte le grazie, la luce e i buoni sentimenti che ad ognuno avrebbe dato, poiché erano abbondanti. Ne godei molto e lo ringraziai da parte di tutti. Venne però molto amareggiato questo mio godimento perché vidi anche che quasi tutti i miei fratelli avrebbero abusato di tanta grazia e che molto pochi sarebbero stati quelli che avrebbero approfittato della luce, dell'ispirazione, dei buoni sentimenti che il Padre mio avrebbe dato loro. In vedere che la maggior parte di essi avrebbe il tutto disprezzato e senza farne alcun conto avrebbero piuttosto seguito le suggestioni dei nemici infernali, i quali con tutto il loro potere in ciò si adoperano per privare il Padre mio di quella gloria e le creature di tanto bene, ne intesi un sommo dispiacere.
in modo che mi feriva il cuore, rivolto al Padre mio, pregavo: Padre mio amantissimo, abbiate pietà di tutte queste creature che sono ingannate ed assediate dai loro nemici. Concedete ad esse maggiore grazia, più potente luce e sentimenti più forti. Ricordatevi che sono opera delle vostre mani. Per questo e per amore mio, abbiate pietà di esse. Il diletto Padre, con compassione, mi faceva vedere le nuove maggiori grazie che ad essi concedeva per amore mio e per le mie suppliche. Molto lo ringraziavo e lo lodavo, ritenendo come fatto a me tutto ciò che faceva i miei fratelli. Continuando il nostro viaggio, pregavo il Padre di benedire tutte le strade dove io passavo. Io, alzando la mia destra, benedicevo la campagna e pregavo il Padre di dare in quell'anno la fertilità alle terre che da me erano state benedette, perché ogni elemento restasse fecondato dalla benedizione del suo creatore. Rivolto il pensiero ai miei fratelli per i quali ero venuto al mondo, pregai il Padre di benedire le anime di tutti quelli che con la loro mente meditano la mia vita per imitarla. E io li benedicevo e pregavo il Padre di benedirli perché crescano nelle virtù e nelle buone opere. Audentur Jesus et Maria. Carissimi amici, oggi questa meditazione chiaramente deve essere contestualizzata e purtroppo c'è fin troppo da contestualizzare perché fondamentalmente è tutta quanta polarizzata su un punto. Gesù che lamenta fortemente il modo con cui la stragrande maggioranza dei suoi fratelli, ossia noi mortali, frequentano la casa del padre. Addirittura giungendo a dire questa cosa qui, adesso la trovo, sono troppo indietro, la pagina precedente, eccolo qua, vi sarebbero, dice, molti, invece di andarvi accompagnati da me nella casa del padre, vi sarebbero andati accompagnati dai nemici infernali e si sarebbero offerti al nemico ed avrebbero adorato e dato culto e soddisfazione ad esso. Ora è chiaro, amici cari, che questa frase va decodificata, perché io non penso che la maggioranza della gente che frequenta le chiese siano satanisti che entrano in chiesa con l'intenzione di dare culto e adorazione al diavolo, quindi non c'è questa intenzione. Voglio presumere, insomma, no? Il che è più grave, perché se ci fosse questa, dice, vabbè, Gesù si sta lamentando che c'entrano i satanisti e facciamo riparazione. No. Ci entrano battezzati quasi sempre, il cui ingresso in chiesa però non è un atto di adorazione a Dio e di culto a Dio, ma è un atto di adorazione, culto e soddisfazione al demonio. Ora, sappiamo che Suor Cecilia Bai non è una nostra contemporanea, perché Suor Cecilia Bai, Suor Maria Cecilia Felicita Bai, per essere precisa, è nata nel 1694 ed è morta nel 1766. Contemporanea di Sant'Alfonso. Sono passati, ossia, 250 anni dalla morte, se faccio bene i conti, eh sì, per la prigione 258 anni, quindi non una settimana. Pensiamo soltanto che quando è morta nel 1766 non c'era ancora stata la Rivoluzione francese, quindi ancora non era cominciato quel maledetto movimento che avrebbe comportato a tanta dissoluzione, tanta decadenza del cristianesimo e a tante profanazioni di ogni specie, di ogni tipo, inqualificabili e innominabili. Il che aggrava la situazione perché significa che certamente, certo che il nostro Signore non è che ha dettato queste cose solo per la circostanza e la contingenza storica del tempo di Suor Cecilia. Presumibilmente pensava anche a più avanti e non è affatto escluso, anzi non è che non è escluso
Io lo devo dire con estrema vergogna, ma nostro Signore, quando ha dato queste cose, sapeva benissimo che un giorno anche io, voglio ben sperare di non essere l'unico, avrebbe fatto su questi scritti delle pubbliche meditazioni. Lui lo sapeva, non è che non lo sapeva. E sa anche quello che avrei detto in questa circostanza, e sa anche in che contesto sarebbe caduta questa meditazione, anche perché io già prima c'avevo un po' di esperienza, ma dopo 8 anni di soste in una chiesa d'arte, quando leggo queste cose mi si accappona la pelle, perché io le vedo compiute quasi tutti i giorni. Ora, cominciamo dalle circostanze ordinarie, quindi poi parleremo anche di chi tratta la chiesa come un museo. E la chiesa non è un museo, non lo è. Io presumo che entrare in chiesa con il solo fine di andarsi ad ammirare le opere d'arte, che peraltro non sono state fatte per essere ammirate dagli uomini. Le opere d'arte che vengono fatte nelle chiese sono fatte a gloria di Dio, sono regali fatti all'Altissimo. Cioè il godimento che noi ne traiamo è, direbbe San Tommaso d'Aquino, per accidens, cioè è una cosa tanto bella fatta per il Signore, dico, ah, che bella che è, guarda che grande gloria dà a Dio, certo che è proprio bella, punto. Ma il fine, cioè se uno entrasse per il godimento che trae dal contemplare opere d'arte, tra l'altro con un occhio semplicemente estetico, senza pensare nemmeno perché e per chi sono state fatte, io personalmente non mi sentirei di affermare che questo comportamento è esente da peccato. Non mi sentirei proprio. E sto, diciamo, utilizzando un tono basso, eufemismi, ecco, diciamo così, stile leggero. Il problema, adesso non voglio fare pubblicità, che sul mio, ormai penultimo, perché è uscito anche Le Virtù di Maria, libro pubblicato che è Pillole di Catechesi, si troveranno diversi opuscoletti di Galateo ecclesiale. Uno si chiama I 10 comandamenti nella casa del Signore e un altro si chiama Galateo ecclesiale. Perché non è possibile stare nella casa di Dio così come ci sta la gente oggi, sia da un punto di vista esteriore che da un punto di vista interiore. Ci sono delle regole. Quando entriamo in chiesa, noi entriamo nella casa di Dio, quella non è roba nostra, noi siamo ospiti, certo che siamo ospiti benvenuti, il nostro Signore non c'è, cioè, non è che il nostro Signore c'ha uno stile per cacciare la gente, cioè, il nostro Signore non vede l'ora che noi andiamo a trovare in chiesa, intendiamoci, è felicissimo quando un suo figlio gli va a fare una visita nell'Eucaristia, cosa che non fa quasi nessuno, però ci stanno dei criteri, delle norme oggettive che devono essere osservate. Anzitutto in chiesa, che cosa ci va a fare uno in chiesa? Deve andare col desiderio di pregare, di adorare, di parlare con il Signore, di offrirsi a Lui, come dicevano. Dice, loro andavano lì per adorare il Padre mio e offrirsi a Lui. Per questo motivo si va in chiesa, non per altri. Dice, io ci andavo anche con l'intenzione di fare una bella predica e cominciare a dire al mondo che il Messia stava sulla terra. Il motivo per cui si va in chiesa e si deve avere il desiderio di farlo. Gli israeliti avevano 3 pellegrinaggi obbligatori ogni anno, al Tempio di Gerusalemme, che era il cuore, il centro del culto. Quindi, evidente, cioè, in chiesa, io qui sono 8 anni che sto qui, insomma, mica riuscito ancora a inculcarlo alla gente. Qui veramente, l'ho già detto altre volte, in questi Monti Lepini, cioè, si riscontra, una durezza di cuore, non indifferente. Allora, la tradizione ci tramanda che San Pietro predicò da queste parti, San Pietro in persona, in particolare in un paese che preferisco non nominare per ragioni di carità, ma tanto si trova in giro questa cosa, non lontano da Sermoneta, no, non affatto lontano. 15 chilometri, ma 15 km perché bisogna fare la salita e la discesa, perché in linea d'aria sono molto meno, fa comunque parte del complesso di questi monti. Trovò una tale durezza di cuore che li maledisse.
Questo è quello che mi è stato riferito e che te tramanda la tradizione. Perché veramente c'è, cioè io non, cioè non c'è sistema per far penetrare certe cose. Io sono stato in un'altra parrocchia. Altra parrocchia succede che chi ti odia e non condivide se ne va. Ma chi resta, presto o tardi, per amore o per forza, diciamo così, si adegua, cambia. Lo farà per compiacenza, voglio sperare di no, perché sennò perde il meglio. Ma qui c'è niente da fare, qui, eh? Qui gli è imperterriti. Cioè, ci sono alcune persone che non hanno mutato una virgola dei loro cattivi comportamenti in chiesa da quando io sono arrivato. Zero! Come se avessi parlato al muro. Zero! Neanche riuscire a insegnare che in chiesa non si parla e non si parla ad alta voce, non si parla in chiesa. In chiesa si parla con Dio e si parla di Dio, ma attenzione, si parla di Dio, ne parla il sacerdote, non è che ci si mette a parlare, a raccontare le cose. Si sta in chiesa, si deve stare in silenzio, 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 silenzio. Il mondo di Dio, l'atmosfera di Dio è il silenzio assoluto. Scordarsi il telefonino acceso che squilla dentro è colpa. Lo so che uno non l'ha fatta apposta, ma ti fai un promemoria, ti fai qualcosa. In chiesa il telefonino si deve spegnere o si deve mettere assolutamente silenzioso, no a vibrazione. Quante volte durante la messa? Quando? Sempre durante la consacrazione, la comunione. C'è gente che risponde al telefono, cioè una persona fa una cosa di questo genere, ti fa capire. Ma questo che c'ha dentro il cervello suo? Ma si rende conto di quello che sta facendo? I cori ecclesiali, alcuni sono vergognosi, cioè dall'inizio alla fine della messa è un continuo vociare, in continuazione. Con scandalo peraltro dei presenti, scandalo non del tutto ingiustificato. I canti si provano prima, le canzonette tra l'altro che fanno adesso, che non dovrebbero manco essere fatte. Ma durante la messa basta, finito, chiuso, quando è il momento di eseguirli si eseguono, la direttrice o il direttore guida sto canto e poi si sta zitti, muti. Sono tutti peccati mortali questi qui, eh? Non sono peccatucci. Io lo dico prendendo la responsabilità di quello che dico davanti a Dio, se sto esagerando. Non sono peccatucci. I gesti liturgici. Io continuo a vedere gli stoccafissi imperterriti. Quante volte ho detto che almeno durante la consacrazione non si può stare come stoccafissi. È peccato mortale rimanere in piedi durante la consacrazione. Pure se uno non c'ha l'inginocchiatoio, se inginocchia per terra, che te fa bene, te fa. Non si può, non si deve. Fatta la comunione, non si può tornare al banco e mettersi seduti come se te fossi bevuto, se te fossi preso un cioccolatino. Che te metti seduto così te lo gusti e te lo digerisci. Ma stiamo scherzando, stiamo. Non c'è verso, non c'è. Sono tutti peccati mortali. Ma Gesù dice che non c'aveva manco il coraggio di pregare. Avete sentito che cosa ha detto? E solo un merito infinito poteva abbassare e assuefare e placare per esse, colpe, l'irato padre. Tanto grande è il numero delle colpe e tanta la loro deformità e malizia, che spesso ero pieno di confusione, sentite, e non ardivo presentarmi al Padre mio, al Padre per imperare il perdono. Dice, ma come faccio a chiedere perdono per queste cose così, così becere, così grossolane? Gente che entra in chiesa e si innoga l'osservazione della croce, passa davanti al tabernacolo come se passasse davanti a chiunque. Quando si passa davanti al tabernacolo, si fa la genuflessione. In chiesa, il primo posto che si va,
Si va al Signore della Gloria, si va subito davanti al tabernacolo, si fa la genuflessione e si saluta Gesù. Solo durante la liturgia, dicono le norme liturgiche, per la verità anche del veto sordo, anche quando il sacerdote passa davanti al Santissimo, solo durante la liturgia, davanti al tabernacolo, si fa l'inchino profondo e non la genuflessione. Ma solo. Vogliamo poi parlare dell'abbigliamento, non soltanto dell'abbigliamento in verecondo. Donne che entrano in chiesa ancora scollate, sbracciate. In chiesa non si va a braccia scoperte, né a gambe scoperte, né a piedi scoperti. C'è un decoro. Stai davanti a Dio, non stai davanti a Pinco Pallino. Tutte le mani, i piedi pitturati. Certe vengono a farsi la comunione col rossetto rosso in bocca che... Ma dico, tutte mascherate che sembrano la morte in vacanza, con 2 chili di cosa addosso che io dico... Le donne hanno il gusto dell'orrido proprio, guarda. Così se la prende la comunione. Ma c'è bisogno di qualcuno che te lo spiega. Io veramente, cioè, vedendo queste cose dico, ma uno capisce il degrado che è stato provocato dalla nostra cultura. Perché non sono cose che sarebbe necessario dirle. Uno ci arriva da solo. E quelle che vanno pure a legge, in minigonna, che vanno a fare le ministresse straordinarie. Col giromanica, il rossetto e lo smalto rosso sulle dita, tutto normale. Sono un autotreno di peccati mortali gravissimi questi qui, tutti quanti. La comunione in mano, vogliamo parlarne? O imposta da certi sacerdoti, vogliamo parlarne pure di questa? Gli uomini che vanno in chiesa in sandaletti o infradito e Bermuda, con tutti i peli di fuori, ma ci andresti tu davanti al Presidente della Repubblica così? Quante volte ho raccontato che quando quel poco tempo ho fatto l'avvocato a causa di sta cafonaggine, ma io dico, ma non si vergogna per niente la gente? Ma come vai in giro vestito? Ma non ti vergogni? Andano in giro in pantaloncini e... Ma che è sta roba qua? Nell'aula del tribunale, avviso scritto a mano, si pregano i signori testimoni e imputati, parti civili, di non entrare nella sala di udienza in zoccoli e shorts. Grazie. Ma vostro onore, cioè il giudice, per carità, che è una persona che evidentemente merita di trovarsi dinanzi a persone che manifestino anche nell'esteriore l'onore che ha dovuto, perché il magistrato esplica una elevata funzione sociale. Ma vostro onore in confronto a vostro onore del cielo, a sua divina maestà, non è nessuno, non è. Quindi se dinanzi a vostro onore non si entra in zoccoli e shorts, ma in chiesa si può fare qualunque cosa? Che faccio? Continuo? I turisti? Io li chiamo i lanzichenecchi, li chiamo, i barbari, che vanno in chiesa, guardano in giro tutto quanto, ovviamente il tabernacolo neanche se lo ricordo, io sono costretto nei periodi in cui so che c'è grande affluenza turistica, tutte le settimane per esempio, la domenica pomeriggio, di riporre il tabernacolo in un luogo a parte, il Santissimo in un luogo a parte. Perché già saprò, so per certo che verranno fatti sfregi su sfregi alla Santissima Eucaristia. Dico, che facciamo? Sì, forse una persona vorrà pure pregacce, ma altre 200 sfreggeranno oltre che la Chiesa pure l'Eucaristia. Che faccio? Lo lascio qui? Le chiese bisognerebbe chiuderle per evitare questa cosa qui, ma dopo succede il finimondo, anche perché inutile dire che questo comportamento non sarebbe né compreso né approvato anche da parte di eventuali superiori.
E quindi non si può. E durante la liturgia, se non c'è qualcuno che fa la guardia, eppure questo mi ha dovuto mandare il nostro Signore, mica gliene importa niente che c'è la messa. Ma assolutamente, come singoli e anche come gruppi, eventualmente anche chiacchierando sottovoce per fare l'illustrazione della Chiesa. E se ti azzardi a dire qualcosa, guide turisti ti mandano a quel paese o ti dicono che tu cacci la gente. La Chiesa deve essere accogliente, e Papa Francesco è qua, è a destra e a sinistra, e tu come ti permetti qua? Scrivono al vescovo, fanno tutto quello che vogliono. Tutte cose note. Forse è meglio che mi potrei parlare per un'altra mezz'ora, eh? Il tempo della mediazione è quasi finita. Allora, queste cose devono essere riparate, figlioli. Cioè, io invito, ovviamente, poi ognuno c'ha la sua coscienza, chiunque ascolti queste cose qui, per favore, se non volete comprarvi pillole di catechesi, intanto c'è l'articolo che sta pure sul blog, c'è sta il libro gratuito, leggete per favore qui Galatei e mettetele in pratica alla lettera. E il comportamento interiore ed esteriore in chiesa sia esemplare, primo per la gloria di Dio e secondo per riparare tutta quanta sto monnezzaio. Io il dolore che mi porto dietro per queste cose è infinito, non so che cosa fare più che ripararci qualche cosa. Io lo dico al nostro Signore, dico: è casa tua, dico che, cioè, io faccio tutto quello che posso, ma non ho il potere di fermare una tale deriva. L'unico potere che ho, tra virgolette, è parlare in modo tale che qualcuno che ascolti almeno la pianti, e per favore chi ascolti la pianti, lo faccia per amore di Dio, si dimentichi di me, non pensi nemmeno che esistono, d'accordo? Ma lo faccia per amore di Dio. E se è generoso, ripari. Che non è mai abbastanza. Non è possibile purtroppo tutto sto monnezzaio. Io dico, tutte le cose di cui ho parlato non sono peccatucci. Nessuno di quelle cose che ho detto sono peccatucci. Sono tutti peccati mortali in sé. Io voglio ben sperare. E attenzione, perché? Perché questi sono gli atti di adorazione, di culto e di soddisfazione dati al diavolo. Tutti quanti quelli che ho detto. I diavoli si sbudellano dalle risate. Chi entra in chiesa in questo modo, quando esce, esce peggio da come è entrato. Era meglio che non c'entrava per niente e ci doveva entrare così. Chiaro? E la cosa grave, quella probabilmente che faceva piangere Gesù e che fa piangere pure i suoi ministri, è la durezza dei cuori. Si deve dire al Signore: dagli la luce, faglielo capire, ma tanto questi non sentono niente, salvo rare eccezioni. Cioè, io vedendo certe cose, sto zitto, sto, ma non è escluso che prima che me ne vado, lo chiappo qua, perché tanto i risultati me ne andrò da qui, lo chiappo qualcuno prima che me ne vado e gliele proprio canto tutte quante. Gli dico: senti un po', caro fratello, cara sorella, anzi caro figlio e cara figlia, mo ti dico quello che hai fatto in questi anni qui. Mo te lo dico, eh. Mio compito è darti queste informazioni. Vuoi continuare? Continui. Io tanto mo me ne vado. Morirai a vita, ti dico. Se la continui così fai una brutta fine. D'accordo? Hai voluto sfidarmi? Hai voluto dimostrarmi che io dico: ah, tanto tu fai big e chi se ne importa di quello che dice sto matto? Vai pure avanti, tranquillo, tranquilla. Buon divertimento. Io ti dico, da sacerdote, che non si tratta di Don Leonardo, Don Nicola, Don Filiberto, Don Ubaldo. Queste sono cose oggettive. Vedi tu, il mio dovere è avvertirti, perché io non ci vado all'inferno per causa tua. Se non avessi capito bene, tanto dovresti già aver capito bene, perché te l'ho detto in tutti i modi possibili in pubblico, poi te lo dico pure in privato, te lo dico e ti faccio pure il disegno se vuoi. In modo tale che se te ne vai all'inferno, io almeno, che sono stato il tuo parroco, posso dire: io gliel'ho detto, gli ho fatto pure il disegno. A questo punto è tua libertà.
Ma guardate, sono delle cose veramente allucinanti. Voglio sperare che con l'aneddoto raccontato da San Pietro, attenzione, qui poi tra l'altro frequenta una minoranza assoluta di persone, quindi non è che dici, sai, li hanno convertiti 3.000 persone, te sente uno o due, poi no, no, cioè, non è che ci vorrebbe tanto, perché sono quattro gatti quelli che frequentano, capite? Adesso non voglio personalizzare, chiaramente qui oggi questa è la meditazione. È ovvio, no? Gesù sta addolorato e prega il Padre per tutte queste cose. E conclude dicendo, ma vidi che quasi tutti i miei fratelli avrebbero abusato di tanta grazia e molti pochi sarebbero stati quelli che avrebbero approfittato della luce, dell'ispirazione, dei buoni sentimenti che il Padre mi avrebbe dato loro. Io spero, se il Padre suo si è degnato di servirsi anche delle mie parole, che almeno qualcuno tra quelli che ascoltano queste cose, se si dovesse, magari involontariamente, siamo tutti figli del nostro tempo, io anche nel mio passato, non mi vergogno di dirlo, ho fatto delle cose senza rendermi conto, gravissime agli occhi del Signore, perché sono anch'io figlio, sono nato nel 71, non sono nato nel 1820. Sono nato che il Concilio Vaticano II era già bello che è finito, io sono battezzato pure il Novus Ordo, non c'era più niente di quello che c'era un tempo. Anzi, negli anni 70 che è cominciata il Far West. Quindi io sono cresciuto in questo contesto, quindi mi sentite parlare così, ma questa è tutta quanta, come dire, sapienza acquisita. Io non sono così, non sono cresciuto così. Dopo però, siccome il nostro Signore il cervello ce l'ha dato e le informazioni arrivano, dopo uno le deve elaborare. E deve avere il coraggio di mettersi in discussione. Guardate che una delle caratteristiche dello stupido è uno che non cambia mai, eh. Perché non cambia mai, solo il Padre Eterno non cambia mai. Lui è l'immutabile. Noi non possiamo essere immutabili perché noi siamo peccatori, noi siamo mortali, siamo imperfetti, siamo limitati. E quindi è chiaro che siamo in cambiamento continuo, camminare in conversione, che sta in cambiamento continuo, perché le cose che ho coscientizzato oggi, magari tra 10 anni saranno, ci ripenserò, diciamo, pensa un po' come stavi 10 anni fa, ma bene che sia così, benissimo, perché vuol dire che stiamo camminando, non dobbiamo vergognarci. E se devo cambiare atteggiamenti e dopo la gente che mi vede cosa pensa? Facciamo la gente che mi vede, andiamoci a sentire la catechesi che ho fatto ieri sera, sta già sul canale WhatsApp dell'MP3 e sarà pubblicata domani sera alle 21:30, così, ecco, dato che non ci sarò, è come se fosse andata in diretta, però andatela a sentire. E Maria di Magdala che doveva dire? Hai scandalizzato la gente con dei comportamenti disdicevoli e fai il contrario e te ne dicono un sacco in asporto e te lo tieni e lo offri al Signore come riparazione. Questi sono i leoni ruggenti, non i conigli bagnati o le vili galline che starnazzano e scappano dinanzi al primo bau bau. Non possiamo cambiarlo questo status quo, non abbiamo il potere di cambiarlo, ma abbiamo il potere di cambiare noi stessi e di dare testimonianza e segni, prendendoci tutti gli insulti che per questo ce ne verranno sopra e considerandoli onori e medaglie. Ecco, e così sia.
Ti rendiamo grazie, Signore, di queste perle che continuamente, attraverso gli episodi della tua esistenza, ci offri a comprendere. Questo è molto importante perché l'esternazione delle tue idee, delle tue emozioni, dei tuoi sentimenti, dei tuoi stati d'animo, delle tue reazioni dinanzi a tante cose hanno un peso enorme, credo, anche nello strutturare, nel orientare, no, le nostre scelte di vita, i nostri comportamenti. Che tutto questo non rendi, non resti lettera morta, ma diventi vita vissuta da parte di ciascuno di noi. Magnificat anima mea, Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitate mancille sue, et anima ex hoc beata me dicent, omnes generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est et sanctum, Nomen ei, misericordia eius, progenie et progenies timentibus eum. Fecit potentia in braccio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes de sede ed exaltavit humines. Esurientes in plebit bonis et divides dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est a patres nostros, Abraham et semine eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro nihilis beneficiis tuis, qui se regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus est nobis omnes pace in vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia benedicat Virgo Maria.